anymore. Vinicio Capossela, Medusa Cia Cia Cia, questa era la scelta della nostra ospite Sofia Fabiani che abbiamo avuto al telefono prima, ovvero Cucinare Stanca, e passiamo subito all'ospite successiva che è Marisa, la libraia della libreria Calib di Cisternino. Buongiorno Marisa. Buongiorno a tutti quanti, buongiorno da Cisternino e sono felice di essere qui, nonostante tutto, qui con voi oggi. Nonostante tutto, perché voi ovviamente ascoltatori non lo sapete, ma abbiamo accroccato termine romano specifico per definire quando si mettono insieme varie modalità, in questo caso di comunicazione, e però siamo riuscite comunque a avere Marisa al telefono. Allora, parlaci della libreria Calib, Marisa. Allora, sì, certamente. Allora, il Calib, mi fa piacere poi essere stata chiamata in causa dal programma, perché il Calib proprio in questo mese compie 9 anni di attività. Auguri! Il 15 ottobre ho festeggiato i primi 9 anni e speriamo che ce ne siano altri. Eh beh, certo! Allora, certo, il Calib si trova innanzitutto a Cisternino, in Puglia, in Valle d'Itria. Non è prettamente nelle strade del centro, ma è una traversa che porta al viale principale. Comodo per il parcheggio, comodo per la riservatezza. Perché dico questo? Perché il Calib è innanzitutto una libreria indipendente, ma al suo interno anche una caffetteria. Ecco qui il nome Calib, l'acronimo del libri, certo, e caffè. Certo. Sì, perché molti non capiscono. No, neanche io avevo capito. Imparato, io pensavo, ma sarà un specificare. Nome di origine ebraica, mi ero fatta tutta una cosa. Invece no, è molto più semplice. No, okay. È semplicemente l'acronimo. Avendo la possibilità di uno spazio ampio e la possibilità quindi anche della caffetteria, svolgo varie attività, oltre appunto quello della vendita del libro. Faccio incontri culturali, mostre, gruppo lettura, e do anche la possibilità a chi vuole di venire a studiare o lavorare in libreria. Okay. Ci sono tavoli riservati, salotti, perché l'idea che io ho sempre avuto della libreria è che deve essere accessibile a tutti, non deve essere come una vista come un luogo un po', sì, è sacro, ma deve essere vicino a tutti. Quindi ho cercato nella mia idea, spiando anche dalle librerie americane, e qui mi collego anche al brano che ho scelto, perché io ho scelto l'originale, ma c'è una colonna sonora specifica di un telefilm ambientato in una libreria. Ok, poi ne parliamo alla fine, sì. E quindi io ho avuto sempre quest'idea di ambienti comodi, infatti ci sono i divani, ci sono vari salotti, anche affascinata dal telefilm Friends, col quale sono cresciuta, quell'idea di bar che fosse un luogo di ritrovo ma anche di conversazione, e quindi ho mixato tutto, anche in base all'esigenza del cittadino di Cisternino, diciamo, perché poi è un'idea molto avanti. Noi siamo un comune di 11.000-12.000 abitanti, tra cui la generazione più giovane, diciamo, a partire dai 18-19 anni, ovviamente vanno fuori a studiare. Certo. E quindi, diciamo, la fascia col quale io lavorerei normalmente non c'è, e quindi ho dovuto avvicinare le altre fasce. Certo. Che cosa altro posso dire? Niente, la mia idea appunto nasce da questo, creare un ambiente confortevole che sia un incontro di cultura, di menti, di idee e di persone. E da qui collaboro anche con l'esterno, con le associazioni, col territorio, certo, non ce certo, la farei mai. Assolutamente. Non ce la farei mai. Certo. E quindi partono varie iniziative, tra cui infatti, se posso, nomino quella che stiamo organizzando per novembre, per il 25. Ieri è partito un contest fotografico sulla pagina Instagram di Noi e il mese di novembre. Si possono pubblicare le foto inviandole previa a un'email indicata appunto in questa pagina, dove
si parla appunto di che cos'è la violenza per voi in generale, per noi. E ci sono poi vari incontri che faremo. Penso che il Covid abbia dato una botta enorme in tutti i settori. E ci sono difficoltà per molti, molti tipi di lavoro, tra cui anche quello della libreria, che non sia soltanto punto vendita, ma che abbia un'altra attività annessa e che funga da luogo d'incontro. E quindi bisogna reinventarsi. Prima del Covid facevo tante cose, adesso sto riprendendo piano piano, ma è un po' difficile, devo dire, perché bisogna rispettare distanziamento, Lo norme, so, lo so. limiti e tutto quanto. Ecco perché poi alla fine preferisco collaborare con gli altri, perché si hanno più possibilità. Certo. Se mi permetti, un'altra iniziativa al quale tengo tantissimo, che ho appunto avviato più marcatamente durante il periodo Covid, è lo scambio del libro, che durante il Covid me lo sono inventato in una certa formula che garantisse soprattutto le norme igieniche, quindi il libro doveva essere comprato nuovo, c'era un tema, era tipo un gioco. Da qualche settimana faccio parte di una rete internazionale che si chiama Prendi un libro e lascia un libro, dove appunto c'è la possibilità di scambiare gratuitamente libri che vengono lasciati in queste librerie, in questi angoli, in queste bacheche create appositamente. Io in libreria, oltre appunto a vendere libri nuovi, ho creato questa possibilità. C'è un angolo dove si può venire a fare lo scambio del libro. Ah, ok. Book crossing praticamente, sì, molto Sì, bello. loro però l'hanno chiamato, è una rete nazionale, la trovate, c'è una pagina Facebook e anche qui una pagina Instagram dove c'è una mappa di tutti i punti dove ci sono in Italia moltissimi punti di questo lascia un libro, Prendi prendi un un libro. libro. Forse ci tengono, sì, ci tengono forse alla formula E italiana certo, perché immagino, spesso sì. ci... Sì, spesso ci Ci appiattiamo un po' andiamo sull'inglese, spesso sì, no, sull'inglese. Sì, sì, certo. sì, sì, sì. Senti, invece per quanto riguarda la top 5, quindi le 5 scelte della tua libreria, vai. Che è stata molto Lo so, lo difficile. so, lo so. Allora, sì, perché come potete immaginare, i libri più venduti sono sempre quelli. E quindi ho cercato di trovare una classifica, diciamo, la chiamo pugliese. Infatti sono i libri degli autori pugliesi più venduti Bene, bene, mi sembra in questo interessante. periodo. Sì, vai, vai. Allora, inizio con la grammatica delle pietre di Francesco Roma, edito Skin Editori. È un romanzo storico ovviamente ambientato tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, è ambientato ovviamente nelle nostre zone tra Cisternino e Ostuni e Ok. racconta momenti storici. Poi, scusate, il secondo è Aperitivo Fatale di Dino Cassone, edito Le Flanere Edizioni, è un giallo. Poi, sempre rimanendo, perché sono i miei libri preferiti, tra l'altro, i gialli, la regola di Santa Croce, il terzo di Gabriella Genisi, edito Rizzoli. Sì. Qui abbiamo un libro, un occhio di riguardo, perché non è un libro giallo, è un libro fotografico. È un libro fotografico di un personaggio molto importante che ha scelto di vivere qui a Cisternino e si chiama Lisetta Carmi, La bellezza della verità. E il libro è di Giovanni Battista Martini ed è edito Postcard Edizioni. Racconta, lei è stata una grandissima fotografa dell'inizio del Novecento e ha scelto poi di venire qui perché si è data noi li chiamiamo, ha creato un ashram indiano qui, di Malleditria.
stata l'organizzatrice, diciamo, e quindi ho voluto anche mettere lei in questa top 5. E l'ultimo, ovviamente penso che lo conoscete tutti, Torna ai gialli, il gioco del suggeritore di Donato Carrisi, Donato edito Carrisi. Tea Editioni. Sì. Mi piace questa idea di Il rimanere mio... territoriali, è interessante, mi piace molto. Grazie mille, Marisa, No, ma... dimmi, dimmi. Grazie a voi, mi ha fatto piacere e sono contenta di esserci riuscita. Allora, Marisa, manca la... Adesso hai lasciato con la suspense gli ascoltatori sulla tua scelta musicale, visto che avevi citato anche un contesto, no, dal quale deriva questo brano, che è, diciamo, lo creep dei Radiohead. Perché l'hai scelta? Allora, l'ho scelta perché, come dicevo prima, c'è un telefilm You, Ah, sì. che è ambientato in... Sì, è ambientato in una libreria ed è la sigla, Ok. anche se è rivisitata, è Sì. una cover, però io voglio l'originale. L'originale mi sembra giusto, ce l'ascoltiamo insieme Sì, allora. sì. Grazie mille Marisa, a presto. Grazie a Ciao, voi, ciao, ciao. grazie. E devo dire, un giorno qualcuno cercherà di capire qual è il grande nesso fra i Radiohead e le librerie indipendenti, visto che sono veramente fra gli artisti più scelti in assoluto dai nostri librai e dalle libraie. Al telefono abbiamo già la libraia successiva, ovvero Alessandra della libreria Semiminimi di Lecce, quindi oggi tutta puntata pugliese. E Alessandra, buongiorno. Ciao, buongiorno a Ciao. tutti, ciao. Anche se forse non mi sembrava proprio una cadenza pugliese. Mi sbaglio io? No, Ah, si sente, si sente. Ah, a si Lecce abbiamo sente? una parlata un po' simile a siciliana, No, però un mi sembravi, po' si confondono. forse hai comunque una bella dizione, evidentemente mi hai confusa da questo punto di vista. Allora, Alessandra, Speriamo. raccontaci la libreria Semiminimi. Allora, Semiminimi è una libreria specializzata per bambini e ragazzi che è nata nel dicembre del 2016 e nasce da due mie passioni fondamentalmente, cioè la lettura, i libri e la musica, perché io sono diplomata in pianoforte, poi ho fatto molti corsi Bello. per insegnare la musica a bambini piccoli e quindi volevo unire Metodo queste due Gordon? cose. Come? Metodo, non Metodo Gordon? metodo Non Gordon, Metodo ma Gordon, l'altro. Horst. Ok, Horst Schulwerk. E quindi volevo unire queste due passioni e smettere di fare un lavoro che non mi piaceva più da molto tempo, perché lavoravo come consulente in regione, consulente sui beni culturali, ma ero veramente stufa di fare un lavoro alla fine amministrativo, fra le Ho carte, fra i soldi, i finanziamenti, queste cose po capito. molto poco creative. E quindi hai deciso di aprire una libreria? Da Eh sì, ho deciso di aprire una libreria che è sola? O un vecchio sogno nel cassetto. Sei da sola? Sì, Ah, sono ok. da sola e ho cercato invano un socio, una socia, ma nessuno ha voluto raccogliere questa sfida perché qui è una sfida vera e propria. Ogni giorno quando siamo alla serranda, insomma, ci mettiamo in gioco e quindi volevo fare di questo posto un posto dove le famiglie, i bambini potessero passare del tempo in maniera creativa insieme, non soltanto quindi vendita di libri e giochi, ma anche un luogo per incontrarsi dove si fanno molte letture animate, letture con la musica. Poi il Covid ha un po' interrotto tutto questo e quindi Lo so. abbiamo dovuto dare un taglio a tante cose belle che insomma facevano parte integrante della libreria. Adesso speriamo di riprendere pian piano Piano piano. perché i numeri devono essere sempre comunque molto piccoli, visto che la Certo. libreria non è molto grande, assolutamente lo spazio a disposizione perché non si verifichi da assembramento è veramente Eh poco. sì, purtroppo sì. E quindi si fa, diciamo, un po' meno, cercando insomma di farlo sempre bene, perché poi lo scopo è anche di offrire un servizio di qualità, no? Sia nella scelta della selezione dei libri che metto dentro la libreria che delle attività che offro. Certo, qual è la tua top 5? Quindi solo cioè una top 5 tutta, diciamo, dedicata a bambini e ragazzi o... Sì, è Sì, una top 5 ok, dedicata a bambini e vai. ragazzi, ma diciamo che io i libri che vendo di più, naturalmente sono i libri che ho letto e mi sono piaciuti, Certo. cerco di leggere quasi tutto quello che c'è in libreria e quindi riesco a essere convincente e a
e a vendere quello che mi è veramente piaciuto, È perché poi alla giusto così. fine, diciamo, ci sono dei titoli che propongo sempre, ovviamente distinti per fasce di età. Allora, per i ragazzi, uno dei miei autori preferiti, praticamente vendo qualsiasi cosa lui abbia scritto, è Davide Morosinotto, dal rinomato catalogo Walking Down, passando per tutti gli altri suoi libri. Con il rinomato catalogo lui ha vinto l'Andersen, quindi diciamo è uno dei libri più venduti in assoluto, ed è uno dei miei libri preferiti, insieme ad altri che lui ha scritto, La più grande, insomma tanti altri che sono tutti veramente avvincenti, molto belli, avventurosi, e romanzi di formazione, per cui c'è la crescita di questi ragazzi che diventano adulti, che fanno delle esperienze. Sempre, sempre molto bello Morosinotto, sempre molto accurato nello studio della storia, quindi non è mai niente lasciato al caso, è tutto molto, funziona tutto, ecco. Quindi lui è uno dei, diciamo, della top 5 sicuramente da inserire. Un altro è invece un classicissimo per i bambini, Leo Leoni, Piccolo Blu e Piccolo Giallo, ma anche tutti gli altri suoi libri sono tra quelli che vendo di più, perché sono se libri semplici, nello stesso tempo veramente efficaci, belli, con dei bei disegni, e quindi l'albo illustrato poi ha tutta una sua, insomma, una sua particolarità, perché deve esserci una compenetrazione tra quello che è scritto e quello che è disegnato, raffigurato, quindi non, cioè, per funzionare ci devono essere degli elementi che sicuramente in Leone li troviamo sempre. E poi al terzo posto, ma primo del mio cuore, cito un mio amico scrittore che è Mauro Scarpa, che ha scritto da non molto, insomma, pochi mesi fa è uscito L'opposto, che è un romanzo per ragazzi, veramente molto bello, ambientato negli anni 90, degli anni della pallavolo di Velasco, quindi è la storia di un'amicizia fondamentalmente tra due ragazzi, compagni di squadra che giocano appunto nella squadra locale. Lui è un autore di qui, di Lecce, però insomma ha pubblicato per due libri, questo per Ridere Drodo, insomma tante case editrici anche nuove, ma molto, insomma, importanti, Importanti. perché stanno facendo un buon lavoro di qualità. E poi un altro mio favorito è Mario Ramos, sempre per questo, per la fascia sempre bambini dai 4 anni, 3-4 anni in su, che ha queste avventure sempre molto ironiche, con dei lupi molto sfortunati a cui capita di tutto, insomma, rovesciamento di figure classiche, no? La Cappuccetto Rosso, che non è la bambina sprovveduta che di solito conosciamo, ma insomma. Ramos è un autore che purtroppo non c'è più, però ha lasciato dei libri tutti veramente divertenti, e dove l'ironia la fa da padrone. E poi, quanti ne ho detti? Quattro, ne manca uno, manca l'ultimo. E per ultimo, vediamo un po', vabbè, un libro. Aspetta, perché qui ho un vuoto di memoria. Aspetta che lo sta prendendo fisicamente, quindi insomma, adesso siamo dentro la libreria e quindi sta recuperando il volume. Vai, Alessandra. Allora, io un altro dei libri che vendo tanto perché mi è piaciuto molto, è il libro di Luigi Garlando, Vai all'inferno Dante, visto che quest'anno siamo nell'anno dei festeggiamenti per i 700 anni. Allora cito lui, è un libro che ci presenta un Dante inedito, un Dante che diciamo, parla in terzine, ma mischia molto anche con il retto, quindi Dante a suo modo è stato un rapper, nel senso che ha portato delle tematiche sociali anche importanti, e le ha rese, diciamo, accessibili utilizzando la lingua italiana, non più il latino, quindi fa un po' quello che fanno i rapper quando utilizzano appunto la lingua del
magari che so, il dialetto, piuttosto mm-hmm. che insomma, il linguaggio dei ragazzi. Ecco. Sempre se si Quindi, capisce diciamo, è quello che stato un dicono, referente perché. Sempre se si capisce quello che dicono, perché io ultimamente ho grosse Ah, difficoltà vabbè, proprio sì, a sicuramente comprendere, però si forse sono troppo vecchia, sono già esagera. Però vecchia. insomma lo scopo è Lo scopo è quello, no? Di quello, avvicinare a tematiche assolutamente. anche difficili, dure, e Dante lo ha fatto tantissimi anni fa in maniera ovviamente Egregia, ovviamente. sublime. Sì. Grazie mille, Alessandra. Libreria Semiminimi di Lecce. Lei addirittura mi aveva proposto tre scelte musicali presa dall'indecisione e io ho scelto, fra le sue scelte, Il costume da torero di Brunori Sas. E lei diceva, diciamo, un po' rappresenta il mio lavoro. In che senso? Nel senso che bisogna prendere ogni tanto un pugno di poesia e buttarla nel mondo, perché appunto, e poi il cambiamento e il miglioramento dipende sempre anche da noi, no? Quindi, cioè, non Certo. ci dobbiamo mai aspettare che il mondo sia, sì, io non posso credere, lui dice che il mondo sia come brutto, così come si dice. In fondo il cambiamento lo posso fare io nel mio Certo. piccolo, e quindi con i libri e con un pugno di poesia o con delle storie, insomma, il mondo si può migliorare, ecco, in questo senso Beh, lo le vedo molto librerie vicino a fanno me. esattamente questo in fondo, no? Cioè ci Sì, aiutano un po' esatto. a migliorare il mondo. Grazie mille, Alessandra. A Grazie presto. a voi, Ciao. grazie, è stato un Anche piacere. per noi. Ciao, ciao. Ciao, arrivederci.